ci descrivi un po' come ti nutri tu durante la giornata? Facciamo l'esame così poi lui ci dirà cosa. Se allora, sbagli. Intanto ci tengo a specificare che io ho fatto, nel mio percorso di studi c'è anche una parte di alimentazione, perché volevo capire se le mie intuizioni sul mio organismo fossero reali. Quindi ho integrato un po' le mie intuizioni con la parte di studio. Quindi secondo me la parte fondamentale della mia alimentazione è la varietà. La cosa che cerco di fare di più è di variare. Già solo per il semplice fatto che ogni alimento, qualunque colore per esempio che noi ritroviamo sugli alimenti, ha delle caratteristiche e delle microparticelle differenti. Quindi già solo variare il colore della nostra alimentazione secondo me è importante. Quindi quello che io provo a fare è cercare di variare il più possibile sia le fonti di carboidrati, sia di proteine, sia di grassi. Quindi non mangio sempre lo stesso tipo di pasta, né integrale né bianca, non mangio lo stesso tipo di riso, abbiamo un miliardo di tipologie di riso diverse, non mangio la stessa fonte proteica, quindi alterno la carne bianca, la carne rossa, le uova, i formaggi. Non sono particolarmente amante dei formaggi, quindi prediligo altre fonti proteiche, ma comunque non li escludo. Cerco anche di alimentarmi con delle fonti vegetali, facendo attenzione a integrarle, non sempre ammetto, con una parte di cereali. Adesso in commercio ci sono già delle combinazioni di cereali e legumi miste che sono ottimali, perché sono già all'interno, contengono diversi tipi di legumi e diversi tipi di cereali. Quindi con quelle combinazioni lì normalmente andiamo a coprire... andiamo a coprire una buona parte di aminoacidi. E quindi sia d'estate che d'inverno nelle insalatone cerco di variare anche in quel senso lì, però mi concedo assolutamente degli sfizi. Ho la fortuna che, guardandomi in giro vita, posso non privarmi di tante cose, però comunque in ogni caso sto attenta, no, assolutamente non per una questione di linea, ma perché, conoscendo la mia macchina, il mio organismo, so che rendo molto di più quando mangio in un certo modo. Sul lavoro, durante l'allenamento, se devo tenere un talk, so che alcuni alimenti mi fanno performare, mi fanno stare meglio, mi fanno essere più lucida. Se devo studiare, per esempio, qua siamo nella patria dello studio, quando parlo con gli ingegneri cerco di sensibilizzarli su questo, su... Non mangiate bene per rimanere in forma soltanto, ma anche perché vi dà una lucidità, una capacità di concentrazione nettamente maggiore. Quindi direi che promossa. No, quello che dici tu è riferito all'indice glicemico, cioè anche quando studio, se mi scende la glicemia la concentrazione diminuisce, e quindi devo capire se mi riesco a gestire un piatto di pasta e non mi addormento, va bene. Se mangio il piatto di pasta e mi addormento, significa che la mia glicemia si è abbassata troppo e io quel piatto non lo gestisco. Questo sì.